Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati in questo nuovo video dal vostro Helix. Oggi siamo ritornati su Granny Caperciù. Allora, se devo essere sincero, questo secondo capitolo mi piace più del primo. A parte che non è che Granny mi piace così tanto, cioè un pochettino. Questo secondo capitolo un po' diciamo che mi piace. Io, a parte che il primo capitolo non sono riuscito a portarlo, ma almeno sul mio canale l'ho portato. E era anche, beh, secondo me era importante anche portare il secondo capitolo, anche se il primo non sono riuscito a completarlo. Comunque, allora, nel primo episodio sono stato insomma un po' nabbo, cioè non è che sappia giocare tanto bene a questi giochi, però insomma, io ci provo e anche se non riuscirò a scappare, spero almeno di riuscire a fare qualcosa. Comunque, io direi di iniziare adesso. Ok, mettiamo sempre la nonna e il nonno e la qualità è già alta. Quindi direi che possiamo procedere. Ok, ragazzi e ragazze. Allora, siamo al primo giorno e quindi allora, ecco, questo po possiamo usarlo per abbassarci. Questo letto per nasconderci. Allora, dobbiamo stare attenti a non farci scoprire. Quindi io direi di andare piano, 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 piano. Come una tartaruga fusa con una lumaca e un bradipo. E a parte che ecco, qua c'è la porta aperta. E andiamo piano 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 piano. Prendiamo, ecco, qua serve il piede di porco per riuscire a entrare. Ok. Proviamo ad andare qua giù. Ok, forse ho fatto rumore, quindi torniamo giù. Andiamo nel letto. Che sento dei passi, alziamo un po' il volume. Sì, sono dei passi. Ma saranno della nonna? Boh, non lo so. Sì, sembra la nonna. Ok, direi che possiamo uscire. Ok, lentamente andiamo. Ok. Andiamo lenti come una tartaruga. Allora, lì dovrebbe esserci. Aspetta. No, 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 ho sentito la nonna. Oh, cavolo. Oh, cavolo, cavolo. Cioè, a parte che, ecco, ho messo una trappola. L'ho sentito da rumore. Ok, facciamo attenzione. Lentamente andiamo piano come un bradipo. Ok, beh già è un bel inizio ragazzi. Abbiamo già iniziato con la nonna che ci vuole tanto bene adesso. Ok, lì c'è qualcosa. Ok, lì c'è qualcosa. Ok, quella dovrebbe essere la telecamera di sorveglianza, che per il momento non è accesa. Oh, il piede di porco! Perfetto, questo ci sarà utile. Ok. Dobbiamo utilizzarlo per aprire questa scatola. Ok, ora andiamo giù, cioè andiamo di nuovo sotto il letto. Che avremmo attirato la nonna. Ok. Cioè, a parte che ho il piede di porco, il martello. In sto gioco queste sarebbero armi e dovrebbero essere utilizzate come armi. Già il piede di porco è in vari videogiochi viene usato come arma. Per chi conosce Half-Life, saprà il nostro caro Gordon Freeman che utilizzava il piede di porco per difendersi dai mostri Zen. Cioè, sarebbe bello. No! No, 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 no! Nabba, porca miseria!
Vabbè, lì abbiamo aperto e credo di aver visto qualcosa di interessante. Ok, siamo al secondo giorno. Spero che non abbiano messo delle trappole sotto quando mi sveglio dal letto, perché l'avevano fatto nel primo. Ok. Ok. Ok, ora cammino malissimo. Quindi... Ok, stiamo attenti. E ora ritorniamo sotto al letto. Cavolo. Ok. Oh no, falso allarme. Ok, perfetto. Ecco, qua c'era il piede di porco che abbiamo utilizzato per aprire questa scatola. E qui cosa abbiamo trovato? Cosa? Ma questo è un taser! Wow! Le droppo! Questo è un taser, ragazzi! È utile! Mazza se è utile. Questo potrebbe stordire la nonna e il nonno. Perfetto. Ok, proviamo intanto ad andare giù. Anzi, ritorniamo sotto al letto. Per essere sicuri che la nonna non venga ad ammazzarci. Ok. Di sopra sento il pianoforte. Quindi qualcuno lo sta suonando. Qualcuno sta suonando il pianoforte. Potrebbe essere la nonna o il nonno. Vabbè, adesso io... Cioè, bello che adesso abbiamo un taser. Ed è la cosa più bella che ci sia in questo gioco. Cioè, a parte che nel primo capitolo mi sembra che ci fosse un'arma. Cioè, la balestra, mi sembra. Anche quella lì era solo un addormentante, mi sembra. Ok. Speriamo solo di non essere scoperti. Vabbè, almeno abbiamo qualcosa per difenderci. Ma non so se funzionerà contro la nonna e il nonno. Eccolo qua. Questo era il Kraken, quella cosa lì. E qua c'è questo questa barca che va con il motore. Perfetto. E questo, ecco, dobbiamo trovare, mi sembra, delle chiavi. Sì, infatti, dobbiamo trovare delle chiavi. O proviamo a scappare da qua o proviamo a scappare dove c'è di sopra quella porta ultra elettrificata. Cioè, a parte che questi nonni mi vogliono tanto bene, vogliono tenermi in casa per sempre. Ok. Proviamo a fare molto a te. No, 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 è arrivato. Oh, cavolo. Ho visto il nonno tramite un bug. Cavolo. È venuto a vedere se mi trovavo qua. Cavolo. Cavolo. Dimmi che è tornato di sopra, ti prego. Dimmi che è tornato di sopra. Ok. Vabbè. Adesso sta salendo, mi sa. Quindi alziamoci e andiamo lentissimi. Andiamo più lenti di un bradipo o di Usain Bolt. Ah no, a parte che Usain Bolt trasformato in bradipo sarebbe più veloce di me. Ecco. Facciamo molta attenzione. Abbiamo solo questa come difesa contro i nonni. E mi sa che abbiamo solo un proiettile. Ok. No, aspetta. Dimmi che non ho attirato i nonni. Cavolo. Oh, cavolo. No, mi sa che stanno scendendo. Ok. Andiamo di sopra. Cercando di non farci vedere. Teniamoci bassi. Per non farci scoprire. Cavolo. Ah, lì c'è il bel quadro. E lì c'è la porta ultra chiusa. Oh, cavolo. Dimmi che non ho fatto rumore. Ok, alziamoci. Ok, facciamo attenzione. Qua ci può nascondersi. Ecco, infatti. Ah no, anzi no. Chiudiamo che è meglio. Facciamo molta attenzione.
Non so di chi sia quel quadro. Oh, per un minuto, oh cavolo. Perfetto. No! Cavolo! Oh! Però dai, è stato bello elettrificare il nonno. Già con con quel suo bastone mi ha fatto veramente male, se lo meritava. È stato bello usare il taser. È stato bello provare quest'arma. Vabbè, io non so, ragazzi. Questo è il terzo giorno, allora. Oh, cavolo, sono in una brutta situazione. Ora cammino malissimo. Cavolo, cavolo, cavolo. Ok, proviamo a prendere il piede di porco. No, anzi, ho fatto rumore, porca miseria, porca miseria. No, no, no. Perché non posso abbassarmi? Perché non posso abbassarmi, dai. No, no, dai, dai, ti prego. Oh, grazie al cielo. Allora è stato bello utilizzare il taser. Peccato che non siamo riusciti a prendere subito le chiavi del nonno. Potevano esserci utili, forse. È arrivata subito la nonna che ci ha stordito di nuovo. Ecco la nonna. Maledetta nonna. Questa qua. Mamma mia, quanto la detesto. Beh, è un po' più difficile adesso. Eh sì, mi vedi, sì, certo. Non dire cavolate, nonna. Cioè, è stato bello con il taser provarlo. Peccato che avevamo solo un colpo. Ok, ha messo la trappola. E sento una campana ora. Ok, ora dobbiamo stare molto attenti. Quindi io direi di uscire fuori. O non so, ragazzi. Io magari termino qua questo video e poi ci vediamo per la prossima parte dove tenterò almeno di provarci, provare a finirlo e se muoio potrete vedere me morire. Ok. Vabbè, intanto ci vediamo per il prossimo video di Granny Capricciù. Ciao a tutti.